Lezione dedicata alla sfilettatura del pesce di lago. Con me Paolo Scagliotti. Ciao Paolo. Ciao. Allora, che pesciolini abbiamo lì? Qui abbiamo del lavarello e della trota. Tutti due pesci dei nostri laghi, delle nostre acque. Oltretutto Stefano, che è il proprietario dell'antica osteria del Monte Rosso, fa riprodurre questi pesci. Ha un allevamento di punto trote, fario, marmorata, a ornavascio. Paolo, da dove partiamo? Allora, adesso facciamo vedere come sfilettare un lavarello. Dopo essere stato eviscerato e pulito, si va sotto la branchia con un coltello molto affilato, accompagnando la lama che scorre sulla spina dorsale del pesce, facciamo il nostro filetto. Lo giriamo dall'altra parte e facciamo la medesima cosa per l'altro. E fin qui sembra tutto molto semplice. È molto semplice. Adesso spanciamo il filetto, così togliamo tutte le eventuali lische che il pesce ha. Una volta fatto questo abbiamo il nostro filetto pronto per la cottura. Lasciamo la pelle. Lasciamo la pelle, sì. Comunque è commestibile, è già squamata e poi è carina anche a vedersi. Ok. La stessa cosa per la trota. Mi pare di capire che il gioco fondamentale, oltre alla manualità, va bene, ok, per chi ce l'ha meno a casa, è il coltello affilato. Un coltello molto affilato, perché più il coltello affilato, meno fatica si fa. Perché tanti abbandonano l'idea di fare filetto di pesce, soprattutto col pesce di lago, proprio perché diventa un disastro, è più lo scarto che tutto il resto. In realtà basta un bel coltello, un po' di pazienza. Allora, abbiamo fatto i nostri filetti, parliamo un po' di questo, delle carni di questo tipo di pesci, del lavarello. Allora, e della trota. Il lavarello è un pesce che alla fine del XVIII secolo è migrato, diciamo, dai laghi, dei fiumi elvetici, è sceso nel nostro lago, ha trovato un habitat ideale e l'ha ripopolato. E chi non sta bene sul Lago Maggiore? Appunto. La trota invece comunque è un pesce autoctono di tutto l'arco alpino. La differenza tra le due carni, il lavarello si adatta quasi a tutti i tipi di cottura ed è una carne molto delicata rispetto alla trota, che è una carne un po' più coriacea e leggermente più saporita in se stesso. Ma Paolo, a questo punto che cosa possiamo consigliare? Facciamo un carpaccio sia di lavarello che di trota, condito con una citronette, olio, limone, sale e dell'aneto trito. Perfetto. Piatto estivo, fresco, facile da fare. Carpaccio fatto, e qui bisogna prenderci un po' la mano. Comunque, Paolo, come procediamo con il condimento? Gli diamo una leggera salata e una leggera pepata alle carni, ricordandoci sempre che le carni sono delicate, per cui non bisogna caricare esagerare troppo di condimento. Qui abbiamo la nostra marinatura, che appunto è a base di olio, succo di limone e aneto. Condiamo il tutto, lasciamo macerare qualche minuto e dopo possiamo tranquillamente mangiarlo. A questo punto a me non resta altro che assaggiare e darvi appuntamento a mercoledì prossimo con una nuova lezione della Scuola di Tutti a Tavola. Paolo Scagliotti. Buon appetito a tutti.